know the reason why. That is just like Coltrane. Cosa bevi? Una coca. Col rum? E perché no? Due Cuba Libre. Come mai sei al verde? Perché non lavoro. Vado ancora a scuola. I tuoi non ti danno soldi? Sì, ma li ho finiti. E tu lavori? Suono la chitarra. Sei musicista? Non proprio. Io suono perché mi piace suonare. E perché mi pagano ogni tanto. Come ti invidio. Anche a me piacerebbe saper suonare. Però sono negato, in famiglia sono la pecora nera. Mio fratello è violinista ed è molto bravo, sai, te l'assicuro. Fa concerti. Non in pubblico, per gli amici. E tu non sai fare niente. Neppure cantare. Io non sono buono a nulla. Non ti sembra di esagerare un po'? Sono una nullità. È stato un giochetto agganciarlo. Knut l'ha invitato a casa sua. Ti piace? È bellissimo. Vivi da solo? Sì, però spesso viene gente. Vengono amici, amiche. A volte si fermano anche a dormire. Io non mi formalizzo. Splendido. Tu non hai la famiglia tra i piedi. Sei proprio fortunato. Che cosa ti fa la tua famiglia? Non mi fa niente, però... spesso ho la sensazione... Che sensazione hai? Di essere rinchiuso dentro una gabbia. La tua chitarra? Mm-hmm. Posso? Certo. Quanto mi piacerebbe. Cosa ti piacerebbe? Suonare. Chi suona può isolarsi dagli altri, può fregarsene di tutto e di tutti. E tu non ci riesci. Quasi mai. Ciao. Ciao, chitarra. Questo è il mio amico. Com'è che ti chiami? Erich Wobeck. Bevete qualcosa? È molto bello qui. È il locale nel quale suoni? Sì, a volte suono anche qui, ma lo faccio prima che diventino sbronzi tutti quanti. È un musicista? No, studente. Sei ancora studente, no? Già. Ma smetti. No, non è una balla, giuro. Ti garantisco che faccio la circonvallazione in un'ora e mezza, non un secondo di più. Anzi, la notte scorsa ci ho messo 1:28. Ciao, ragazzi. Oh, guarda chi c'è. Ciao, chitarra, vieni con noi. Sono con un amico. Salve. E lui può venire con me. E io con chi va? Tu vai con Sighi. Ok? Ok? Ok. Mettiti il casco. No, guarda, no, proprio ci fai il segno. Insomma, decidi. Ha circa 18 anni, studente. Thank you.
è piaciuto? Formidabile. Davvero? Correvo troppo? No, niente affatto. Pareva di volare. Tu non hai la moto? No, ma mi piacerebbe un sacco. Allora, come va? Adesso la vuoi provare? Ci ho fatto guardare il carburatore. La tua moto? Sì. Sì. Davvero? Sai, certo. Dove sei stato? E a te che te ne importa? Sono le 2 di notte. E con questo? Lo so anch'io che sono 2. Non posso fare 2 se ne ho voglia. Non mi dici dove sei stato? Perché? Ti riguarda? Se non vuoi dirlo a me, lo dovrai dire a papà. Sveglialo pure, sì. Lo sai benissimo che è il turno di notte. Io non so proprio niente. Però sai mentire. Michael. Eh? Che c'è? Ho conosciuto 2 ragazzi. Siamo andati in giro in moto. È stata una cosa fantastica. È stato fantastico. Lasciami dormire. Stronzo. Ehi! Ciao, Eric. Come mai da queste parti? Ti stavo cercando. Hai da fare adesso? No, no, sono appena uscito da scuola. Vuoi venire con me? Sì. Dai, sali, mettiti il casco però. Fatto, ok? Ok. Porta è aperta. Disturba? No. Siediti, Eric. Quel tuo amico che ha la moto mi ha accompagnato qui da te. Lo vedo. Com'è che si chiama? Willy Stein. È disposto a vendermi la sua moto, sai? E tu la puoi pagare? Dice che farà un buon prezzo e che mi vuole aiutare. A fare cosa? A trovare i soldi. Non mi dici che cosa ne pensi? Non so che dire. Vedi, io non ho amici con cui parlare. Sì, questo fa anche meglio. Sì, una vera bomba. Un attimo solo. Che c'è? Che cosa gli dico? Che da parte nostra è tutto a posto. Lui vorrà sapere se ce lo siamo lavorato bene. Ma non ci sono problemi, Eric è un pollastro. A me pare anche un po' scemo. Ma può essere pericoloso. No! Quel poveraccio si fida ciecamente di noi. Tu sei sicuro che non farà storie? Sì. Non può tirarsi indietro. A lui serve denaro. Vuole comprare la mia moto, capisci? Ci sta morendo dietro, ok? Andiamo. Facciamo un po' di break dance. No, io sono stufato. Ma cosa vuoi fare? Io sono stufato. Da un'altra parte allora. Non voglio stare qui. L'altra sera mi sono divertita con una tazza. Sì, ma c'era? Tu però ballava molto. Era bravo. Faceva delle figurazioni strane. Eric. Ciao. Ciao. Come va? Una solita lagna, è un 5 in matematica. Che roba, ok? Ok, vai. Sì, ma
Allora è una rapina. E secondo te gli dovrei chiedere il permesso di entrare? Ti dico che quello là mi ha imbrogliato. Mi ha rubato un mucchio di soldi. Prima mi ha fatto diventare suo socio e poi mi ha fregato. Suo socio in che cosa? Acquisto di tessuti, stoffe. Lui voleva comprare della seta in Italia. Seta pura? Già, in Italia. Così ha preso i miei soldi e io non l'ho più visti. Mi ha detto solamente che la ditta italiana era fallita. E non è vero? Non è affatto vero. Perciò vado a riprendermi tutto quello che era mio, non un soldo di più. Ma come? Come fai? Tiene i soldi in casa? Io so che li ha in casa. Certo, stasera. Ha detto che lo ha convinto. Cos'è? Ti senti male? Non saprei dire. Come? Non sai se stai male o no? Stai per uscire? Se tu mi dici di rimanere, io rimango. Per me fa quello che ti pare. Polizia, non muoverti, faccia il muro, gambe divaricate. Avverti che ne abbiamo preso uno. Sì, subito. Hanno ucciso un uomo. Siamo alla centrale. Con un coltello.
Come ti chiami? Come ti chiami? D'accordo, restiamo in contatto, passo. C'è un morto, ispettore. Un morto? Sì, il padrone di casa, un certo Schmidt, accoltellato. Pare che abbia sorpreso il ladro. L'abbiamo arrestato. Lo conosce? Questo è mio figlio. Derrick. Sono Vobeck. Stefan, devi aiutarmi. Qui è successo un fatto grave. Rapina e omicidio. Il colpevole del crimine è forse mio figlio. La squadra omicidi è stata messa al corrente? No. Vorrei che del caso ti occupassi tu. Dimmi l'indirizzo. Sì? Sì. Dammi 20 minuti di tempo. In piedi. In piedi, ho detto! Sei stato tu ad ammazzare quell'uomo! Assassino. Presto, Harry, presto. È proprio suo figlio? Sì, l'hanno arrestato sul luogo del delitto. Il padrone di casa è morto. È quel Vobeck della sezione furti? Sì. Ha fatto con me la scuola di polizia e abbiamo lavorato insieme tempo fa. È rimasto vedovo da un paio d'anni e ha due figli. E uno dei due probabilmente è un assassino. Dettagliato sul caso Schwind. Passo. Stefan. Gerd. L'hai visto? L'ho visto. È proprio il mio Eric. Ancora non riesco a crederci. Non ci riesco, mi pare impossibile. Rapinatore e forse assassino. Causa della morte? Una coltellata al cuore. Chi è la vittima? Il proprietario. Deve averli sorpresi mentre lo derubavano. Aveva dei parenti? La moglie e un figlio di 20 anni. I vicini ci hanno detto che sono in vacanza. Bene, grazie. Parla tu con mio figlio. Io non me la sento di interrogarlo. Sì, ma dopo dovresti parlargli anche tu. Devi farlo. Harry, per cortesia. Si alzi. Gli tolga le manette. Subito. Bene, venga. Papà, io non c'entro, io non c'entro. Andiamo.
Il signor Derrick, vero? Sì, Eric. Vieni, andiamo a sederci. Tuo padre mi ha telefonato. Siedi. Mi ha chiesto di occuparmi del caso e naturalmente non posso rifiutare. Ti conosco da quando eri piccolo. Credo che l'ultima volta che ti ho visto sia stato alla festa della polizia, ti ricordi? 2 anni fa. Sì. Tua madre era ancora viva. Dimmi, Eric, perché sei entrato in questa casa? C'è un mio amico. Un conoscente, un buon conoscente. Il suo nome? Stein, Willy Stein. Lui mi aveva detto che qui abitava un uomo che lo aveva imbrogliato, che gli aveva rubato molto denaro. E Willy se lo voleva riprendere. Con la forza. Era denaro suo. E quell'uomo era un truffatore. Invece di comprare la seta come erano d'accordo, si era tenuto tutti i soldi. Eric, io voglio sapere come sei entrato in questa casa. Prima è entrato Willy da una finestra. Ha aperto la porta dall'interno e mi ha fatto un cenno. E io l'ho seguito. Sono entrato anch'io. Però non c'era più. L'ho chiamato. Willy, dove sei? Ma lui non ha risposto. L'ho cercato un po'. E ho visto che per terra c'era un morto. Subito dopo è arrivata qui la polizia. Chi ha avvertito la polizia? C'è stata una chiamata urgente. Non sai chi può aver chiamato? No, non lo so, ma io penso che sia stato un vicino che ha sentito dei rumori sospetti. Cosa ha detto? Beh, ha raccontato una storia interessante. E ha confessato, è colpevole? Ma no. Senti, Gert, controlleremo attentamente la sua versione. Se fosse vera, non è proprio il caso di preoccuparsi. Ah, ne raccontano storie, ne raccontano tante, ma sono sempre menzogne. Adesso perché non vai da lui? Ha bisogno di te. Fino a quando non sarà fatta piena luce, non parlerò con mio figlio. È contro il regolamento, lo sai bene. La porta è aperta. Ci scusi se la disturbiamo a quest'ora. Polizia criminale. Buonasera. Polizia criminale. Mi hanno denunciato. Perché dovrebbero denunciarla? Perché suono la chitarra. La strimpello anche di notte. Spesso mi dimentico di avere dei vicini. Capisco. Sa dove potremmo trovare Willy Stein, per cortesia? Willy Stein, quello con la motocicletta. Ha fatto qualche cosa, forse? Lei, per caso, sa dove abita? No, non lo so, a me non lo ha mai detto. Però di sera va spesso in un locale. Che ora è adesso? 1:00. A quest'ora il locale sarà chiuso. Ma là Willy Stein è conosciuto, sapranno dirglielo di sicuro dove abita. Come si chiama il padrone e dov'è il locale? In Vivaldi Strasse, il padrone è Krasku. Grazie. Di niente, posso sapere di che si tratta? Domani ha tempo di venirci a trovare. Dove dovrei venire? Alla centrale di polizia. Chieda di Derrick, squadra omicidi. Squadra omicidi? Perché squadra omicidi? Le va bene domattina alle 9:00? Sì, naturalmente. Buonanotte. 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 Sono chitarra. Sono stati qua. I poliziotti hanno parlato di squadra omicidi e mi devi dire perché. Ok, ok, ma ho solo domandato. Va bene. Bene.
Il locale è chiuso. Polizia criminale. Polizia criminale, che cosa c'è? Accenda la luce. Vogliamo un'informazione. Un'informazione? Dove si trova Willistein? È qui da me. Come? Qui? A quest'ora? Beh, oggi è venerdì. C'è il solito gruppo che gioca a carte di là nel retro. È una specie di circolo privato, tutte persone che si conoscono e che sono anche amici miei. Adesso però il locale è chiuso. Ce ne siamo accorti. Accomodatevi. Sono loro che bussavano. Sì, smettete di giocare. Questi signori sono della polizia. Un momento, un momento. Prima finiamo la mano. Toccate. Queste le prendo io e anche tutte le altre, amici miei. Porca. Ho vinto di nuovo. Bene. Polizia. Una partitina. Un'altra volta, se non le dispiace. Chi di voi è Willistein? 47. Sono io. Che cosa volete da me? Una persona di sua conoscenza afferma che lei ha commesso un furto alle 11 di questa sera. Cosa? Che cosa avrei fatto, mi scusi? Come, dove e quando, se sono sempre stato qui con loro a giocare a carte? È la verità. Lo confermo. Siamo seduti qui dalle 10 a giocare a carte. E chi sarebbe ad accusarlo? Un ragazzo che si chiama Eric Vobeck. Lei lo conosce, vero? Vobeck? Sì, io lo conosco, lui è un mio buon amico. Però è poco che lo conosco. L'ho portato in giro in moto. Lui impazzisce per le moto e vorrebbe comprarsene una. Però non ha i soldi. Mm-hmm. Già, per questo stava facendo una rapina. Una rapina? Uh-huh. E che cosa vi ha detto? Ci ha detto che non era lui a volerla fare, ma il suo amico Willistein. E che si è limitato ad aspettarla fuori. Ma quello è matto da legare. Posso vedere i suoi documenti? È naturale che li può vedere. Prego. Non mi sono mai mosso di qui e ho anche i testimoni. Venga con noi. Con voi? E dove? Lei è sospettato di aver commesso un furto con scasso, signor Stein. Sì. Si volti, per favore. Mani sulla parete. D'accordo, grande capo. Le sue generalità, prego. Zander. Mi chiamo Zander. Carl Georg Zander. Mi favorisce la sua carta d'identità? Lui è mio figlio, Heinz Zander. Heinz, metti la carta d'identità sul tavolo. Noi due testimoniamo che il ragazzo che voi sospettate ha trascorso con noi la serata, perciò i sospetti del suo collega sono infondati. Alle 11 il ragazzo era qui a questo tavolo, è chiaro? Chiarissimo, signor Zander. E questi signori? Sono venuti dopo. Comunque io sono testimone e mio figlio è testimone. E anche Krasko è testimone. Ci ha portato da bere per tutta la sera, vero? È vero, è così, Carlo. Tutti testimoni. Perché mi avete portato qui? Aspetti e vedrà. Apra la porta. Avanti, Vobeck. Oh, Willy, sei arrivato. Io non ci capisco più niente. Dove diavolo sei andato a finire? Si può sapere? Ti ho seguito in quella casa, ma non ti ho più trovato. Sei sparito all'improvviso. Ma tu sei matto. Che cosa blateri? Che razza di storia ti stai inventando? Io avrei fatto una rapina insieme a te. Ma sei scemo. Tu non... Ero da Krasko a giocare a carte e ho anche dei testimoni. Ah, ma noi abbiamo scavalcato il cancello insieme, Willy. Mi hai detto che ti volevi solamente riprendere i tuoi soldi. Questa è troppo grossa. Sta dando i numeri. Tu mi hai aperto la porta di casa. Io sono entrato e ti ho cercato dappertutto. Finché non ho trovato il cadavere per terra. Cosa? C'era un morto là dentro. C'è stato un morto? Sì, c'è stato un morto. Il padrone di casa.
accoltellato. Willy, loro mi stanno accusando di aver ammazzato quell'uomo. E che c'entro io? Io non ne so niente. Io non c'ero in quella casa. Non so niente, proprio niente. Ero da Grasco a giocare, ci sono i testimoni che ve lo possono confermare. Io non so altro. Billy. Secondo te chi mente tra i due? Ma... E tu che cosa ne pensi di Erich Wobeck? Pare sincero, però quell'altro ha un alibi. Quando Willy Stein ha saputo del cadavere, era veramente spaventato, perciò non ci si capisce niente. Degli altri che dici? Dei due testimoni, i due Zander? Padre e figlio. Già, e il padre era un po' aggressivo, no? Sì, hai ragione. Anche con me lo è stato. Anzi, astioso, direi. Più che irascibile. Pensi forse che intendesse provocare a bella posta? Che sapesse quello che diceva e perché lo diceva? Sì. Pronto? Un momento, prego. È qui. Chi è? Wobeck. Salve, Gert. Stefan, c'è qualcosa di nuovo? Che ti ha detto il ragazzo che hai interrogato poco fa? Come? Ha negato tutto? Non è possibile, Stefan, non è possibile! Non può negare, mio figlio non mente! Il fatto è che l'altro ragazzo ha due testimoni. Ci hanno dichiarato che alle 11 erano con lui e giocavano a carte. No, ci sono due testimoni. Già, padre e figlio. Heinz e Karl Georg Zander. Zander. Karl Georg Zander. Quanti anni ha? 50. Stefan, io lo conosco bene. Lo feci arrestare anni fa. E lo condannarono a 8 anni di prigione. Una vendetta, dici? Aspettaci lì, veniamo subito. Conosce Karl Georg Zander. Zander è stato dentro 8 anni a causa di Wobeck. Questo forse spiega tutto. Che è successo, papà? Zander. Lo arrestai io, ricordo bene. Era un vero delinquente e così lo feci sbattere al fresco. Una vera canaglia. Derrick sta venendo qui da noi. Va a dormire oppure fa quello che vuoi. È lui, Stefan. Soltanto lui è capace di escogitare una trappola simile. È il mio Zander. Questo lo scopriremo subito. Permesso? C'è nessuno? Avanti. Vengano pure, si accomodino. Il signor Wobeck, ci crede se le dico che io la stavo aspettando? Mi stava aspettando? Già. Io non ne avevo la certezza, però c'era la possibilità che lei potesse collaborare alle indagini, perciò io ero molto eccitato. E così mi sono detto, io aspetto, non vado a letto. Visto che è coinvolto in questa faccenda, mi farà una visita. Il mio Wobeck verrà da me. Ed eccolo, lui è qua. È vero che suo figlio è stato preso mentre commetteva una rapina? È lei, Zander, che è coinvolto in questa faccenda. Non so ancora come, però mio figlio non è un rapinatore. Cosa? Non l'hanno forse trovato in quella casa?
Lui è stato beccato in flagrante, è stato colto sul fatto dalla polizia con le mani nel sacco, non è così? Oppure mi sbaglio? Forse i figli dei poliziotti non possono fare una rapina, non possono commettere un furto. Oppure voi adoperate un altro termine, dire rapinatore per voi è vietato. Dire rapinatore non si può, è una gran brutta parola e non sta bene. Ma scalzone! Non fare così, calma, calma. Lascialo perdere. Mi sta provocando. Lo fa apposta. Vuole vendicarsi perché l'ho arrestato. Per favore, calmati adesso. No, no, lo lasci parlare. Non mi dà fastidio, glielo assicuro. Anzi, io lo ascolto con vero e profondo interesse. Che le succede? Non sta bene? Vuole un bicchiere d'acqua? O un tranquillante? Eh? Adesso chiuda la bocca, è chiaro? Chiuda la bocca. Ah, lo stavo aspettando. Il vostro bel tono poliziesco. Mi pareva strano che fosse stato abolito. Cominciavo a preoccuparmi e mi chiedevo: ma quando useranno quel loro bel tono, quella grinta e quei modi che quel signore sapeva usare così bene tanti anni fa? Quando mi ha arrestato, per quel signore io non ero altro che un lurido sacco di spazzature, come tale mi ha trattato. E con ragione. Lei è Carl Georg Zander. Il mio collega Vobeck l'arrestò anni fa perché lei era colpevole di vari reati, tra i quali molti furti con scasso, è esatto? È esatto. Bene, allora possiamo farle delle domande precise, è d'accordo, signor Zander? Prego, faccia pure le domande. Grazie. Harry, ti prego, procedi. Veniamo ai fatti. Da quanto è uscito di prigione? Da 3 mesi. Allora è stato rilasciato prima del tempo? Naturalmente. Hanno voluto farmi un po' di sconto perché la mia condotta era considerata angelica. Come vive adesso? Ce l'ha un lavoro? Lo sto ancora cercando. Da quanto conosce Willy Stein? Qualche settimana. Sia un po' più preciso. Da 6 settimane. E dove l'ha conosciuto? Vede, questo giovanotto ci sa fare, gioca molto bene a carte, davvero. Lui veniva sempre da Krakow a giocare. Conosce il figlio di Vobeck? No. Sì, ma il suo nome l'avrà sentito qualche volta. Erich Vobeck. Ecco, vede, da Willy Stein ho saputo che aveva fatto amicizia con uno studente, credo. Beh, con un ragazzo che a casa sua non si trovava affatto bene, poverino, per il fatto che la sua famiglia non gli dava mai dei soldi. Questo ragazzo aveva una vera passione per le moto. Avrebbe tanto voluto comperarne una. Era il suo sogno. Non l'ha mai saputo. Lei non sa che suo figlio avrebbe dato la vita per una moto. Strano, Willy Stein diceva sempre: quando quello vede una moto diventa matto, farebbe qualunque cosa per averne una. Non l'ha mai saputo. Stefan voleva colpire me. È con me che ce l'ha. Credo che tu abbia ragione. Gert, scusami, sai, ma Zander ha parlato di un certo tono poliziesco. Raccontami i fatti. Fosti particolarmente duro con lui? Beh, lo trattai, come si fa di solito, con un delinquente abituale che non merita nessuna compassione. Cerca di capirmi, Gert. Secondo te ha un motivo per odiarti così tanto? Dovrei trattare i delinquenti con i guanti? Domani mattina ti farò avere gli atti del caso Zander e tutti i verbali degli interrogatori. Io devo assolutamente capire come mai quel tipo ce l'abbia tanto con te. Sì, 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 certo, forse lo interrogai un po' duramente. Con un tono minaccioso? Minaccioso? Come minaccioso? Lo sapete com'è quella gente, no? La macchina è pronta. Adesso vai a casa. Ci penseremo noi. Tu non prendere iniziative, d'accordo? Va bene. Ciao. Se voleva sconvolgermi, ci sta riuscendo. Un tizio esce di prigione dopo 8 anni deciso a vendicarsi.
In testa ha un'idea fissa: far diventare un criminale il figlio del poliziotto che l'ha spedito dentro. È diabolico. A me sembra uno che se ne infischia di tutto, della propria vita e di quella degli altri. Meglio dormirci sopra un paio d'ore. Eric! Eric, sei qui? Willy! Senti, hai detto che c'era un morto in quella casa! Ne sei proprio sicuro? Smettila di gridare! Sì, ma non ne so niente! Sei stato tu ad ammazzarlo! Non sono stato io! Eric! Mi aiuti, Willy. Presto! Perché un morto? Willy, aiutami! Sì. Sì, va bene, lo porti su adesso. Willy Stein ha tentato di parlare con Vobeck un attimo fa. E come ha fatto? Beh, lo stavano portando qui e davanti alla cella di Eric ha gridato: Eric, perché un morto? Quindi non ne sapeva niente. Eric Vobeck ha gridato: io non so niente, non l'ho ammazzato. Willy, aiutami. Potrebbe anche essere una messa in scena. Adesso, Harry, io direi di usare il vecchio trucco. Gli diciamo di ritenere che sia lui l'assassino e stiamo a vedere quello che succede. Gli tolga le manette. Sieda. Spero per lei che abbia riflettuto. Non ha senso negare. Cosa? Negare cosa? Che Eric Vobeck ha ragione di sostenere che l'ha fatto entrare lei in quella casa. E che ha ragione ad affermare che una volta entrato lei non c'era più. C'era un morto, invece. Un uomo che era appena stato ucciso. Da chi? Da lei, ovviamente. No, eh sì, io... può essere stato solo lei. Non c'erano altre persone in quella casa. E quello che Eric Vobeck afferma è credibile. Assolutamente credibile. Non ci sorprende che lei sia l'assassino. È già stato arrestato più volte, anche per lesioni personali. Ma non è vero che ho ammazzato quell'uomo. Io non sono un assassino. Dai, entra. Dicono che ho ammazzato un uomo. Lei esca, aspetti fuori. Lui deve restare. Vieni qui, aiutami. Si accomodi. Se non vuotiamo subito il sacco, finisce male. Dobbiamo parlare. Sì, sarà meglio che... C'è un morto, capisci? Già, questo cambia tutto. Adesso è un'altra faccenda. Già. Vi ascolto. Raccontate per benino tutta la storia. Parlo io o parli tu? È una storia quasi incredibile. Non so bene neanch'io come ci siamo fatti incastrare. Era eccitante. Volevamo solo fare un'esperienza eccitante. Un po' lunga come introduzione. Lo so, ma con questa storia del cavolo non so da che parte incominciare. È quasi incredibile, vi dico. Allora la smetta con i preamboli. Vado spesso a suonare da Krasco. Non si può dire che sia un posto raffinato, frequentato da gente per bene. Chi più, chi meno, tutti hanno avuto a che fare con la giustizia. Là io, cioè noi, perché c'era sempre anche Willy, abbiamo conosciuto Zander. In caso di imprevisto. Il vecchio Zander, intendo. Diventare nervosi serve soltanto. Era stato rilasciato da poco ed era subito diventato l'anima del locale. Era sempre al centro dell'attenzione. Ha una fortissima personalità. E una sera, sul tardi, si parlò di rapine. L'argomento l'aveva introdotto il vecchio Zander. È così, vi dico. Pensare il contrario è da sciocchi. È inutile farsi illusioni. Volete convincervi che i benpensanti ci considerano spazzatura? È solo perché mettiamo le mani su ciò che hanno di più caro, e cioè sulla loro proprietà. Volete convincervi o no? Noi preleviamo qualcosa ai ricchi. Togliamo loro il superfluo. E allora ditemi, vi sembra forse un male questo? Non vi sembra piuttosto un'opera di grande giustizia sociale? Per questo siamo la spazzatura dell'umanità? No. E poi è molto facile prendere una persona qualsiasi
e farla allontanare da quella che loro definiscono la retta via. Rubare è innato nell'essere umano. Datemi un agnello e ne farò un lupo. Basta agire con un po' di intelligenza. Se non ci credete... Ci fu un po' di confusione. Quello era un tema particolarmente interessante. Tutti volevano dire la loro. Ma il vecchio Zander li sovrastava. Voglio raccontarvi una storia. Statemi a sentire. Io, anni fa, venni catturato da un poliziotto che si comportò con me come se fossi stato un lurido sacco di spazzatura. Questo zelante poliziotto ha due figli. E allora? Che ne direste se io facessi diventare uno di loro un ladro? Eh? Hai proprio voglia di scherzare tu. Quanto vogliamo scommettere che con uno di loro riesco a farcela? Eh? Così suo padre dovrà arrestarlo. Ridevano come pazzi, perché anche quell'idea era pazza. Un poliziotto che deve arrestare suo figlio. E ci siete riusciti. È stato facile. Cosa vi dicevo? È nelle nostre mani. Ormai manca poco. Solo così. Manca solo così. Ho dovuto inventare quella storia di un uomo che mi aveva truffato. Una partita di seta pura comprata in Italia. Eric l'ha bevuta ed è venuto con me. Lui però non doveva muovere un dito. Doveva fare il palo, nient'altro. Il vecchio Zander mi aveva detto: tu portalo laggiù. Ci basterà questo per metterlo nei guai. E era già tutto combinato? Beh, Zander mi aveva detto l'ora e il posto e che non c'era affatto pericolo perché la casa era vuota. Io dovevo andare nel retro. Avrei trovato una finestra aperta. Era tutto preparato. Entrai in casa. Tutto andava come previsto, liscio come l'olio. Era un piano perfetto. Rispettai alla lettera le istruzioni di Zander. Aprii la porta e feci un cenno a Eric. Subito dopo sentii un rumore. Era Zander, come sbucato dal nulla. Presto, scappiamo. Che succede? Arrivando la polizia, scappiamo. Cosa? Io protestai, i nostri patti non erano quelli. Perché la polizia? Gli dissi così, lo rovini, ma perché? I patti non erano questi. Allora lui mi rispose: la polizia deve trovarlo, altrimenti non ha senso. Ve lo giuro, non volevo arrivare a tanto. Io non potevo immaginare che alla fine un gioco diventasse una tragedia. Come siete arrivati al locale di Krasko? Siamo saltati in macchina e siamo partiti. Da una finestra siamo arrivati nel retro del locale. C'era già il figlio di Zander e le carte erano pronte sul tavolo. Era stato tutto preparato, con cura. Che mi dice del povero Schwind? Del morto? Non lo so, glielo giuro. Non so niente. Signor Zander? Sì, entri pure. La mia porta è sempre aperta. Nessuno può portarmi via qualcosa perché io non possiedo niente. Buongiorno, signor Zander. Buongiorno. Noi stavamo giusto per fare colazione. Sono alcuni giorni che non mangio. Non avevo alcun appetito. Chissà perché.
E oggi ho una fame da lupi. Spero che non vi disturbi il fatto che mio figlio sia presente. No, si figuri. Fate colazione con noi? Grazie, no. Ce n'è abbastanza per tutti e quattro. Mi farebbe davvero molto piacere se vi uniste a noi. Sì, è molto piacere. Heinz, prendi due tazze e due piatti per gli ospiti. Hanno detto che non mangiano con noi. No? Non è possibile. Questi signori sono stati in piedi tutta la notte, senza mangiare e senza dormire. Vero? Lei non si preoccupi. Brutto lavoro. Ma ne conosco uno che pur stando a casa non è riuscito a chiudere occhio. Il signor Wobeck. Avete notato come il signor Wobeck ci è rimasto male? L'avete notato? Ci è rimasto male, eh? Sì, ci è rimasto male. Quell'uomo sembrava completamente distrutto, eh? L'avete notato anche voi, non è vero? Già, l'abbiamo notato. Già. Non avrebbe mai immaginato di dover arrestare uno dei suoi figli, povero Wobeck. Il suo adorato figlio Erich, un rapinatore. Signor Zander, lei dice rapinatore, perché non dice assassino? Già. Anche assassino. Allora il chitarrista e anche Willy Stein hanno parlato? Sì. Non c'era via d'uscita. Gliel'ho detto anch'io, raccontate tutto. Questo è l'unico modo per uscirne bene. Avete visto anche voi? Avete visto Wobeck che tremava di paura? Era impressionante vederlo tremare così. Un figlio assassino. Tutto questo può portare allo sfacelo di una famiglia. La dichiaro in arresto, signor Zander. Allo sfacelo di una famiglia. Quando mio padre è uscito di prigione, nessuno lo aspettava. Mia sorella ha perfino rifiutato di parlargli. Non aveva altri che me. E lui diceva che era tutta colpa di un uomo, il signor Wobeck. Non mi ero opposto al fatto che mio padre volesse fargliela pagare, che volesse dargli una severa lezione. Pensavo che l'idea, quella folle idea di far diventare Erich Wobeck un rapinatore fosse giusta. Ma poi è successo un fatto che non doveva succedere. Mio padre si è trovato improvvisamente davanti il padrone di quella casa. E così, purtroppo, l'ha ucciso. Io non me lo sarei mai aspettato, lo giuro. Me l'ha raccontato lui stesso. Mi ha detto... Sì, l'ho ammazzato io, ho dovuto farlo. Tu mi capisci, vero? Quell'uomo avrebbe potuto mandare all'aria il mio piano. Ho compreso solo allora che è malato. Due birre e una coca. Davanti a una storia simile viene spontaneo porsi una domanda che qualche volta mi pongo anch'io. Cioè? Cosa bevi? A quest'ora del mattino whisky? No. Ah, certo. Due whisky lisci, per favore. Qual è la domanda che ti poni qualche volta? È così facile trasformare un uomo onesto in un delinquente. Ti preoccupa molto questa cosa? Zander aveva detto, l'avremo in pugno se lo convinceremo ad entrare in quella casa. E allora mi chiedo, se la polizia non fosse arrivata, se non ci fosse scappato il morto, credi che Erich la prossima volta non l'avrebbe fatta da solo una vera rapina? Sinceramente non lo so, Harry. È impossibile rispondere a una domanda del genere. Credo però... Io credo proprio di no, sai?